Il tema del lavoro femminile ovviamente non va declinato solo ed esclusivamente come opportunità lavorativa, già così sarebbe assolutamente giustificata la nostra attenzione, la mia come ministro del lavoro, ma lavorare, avere uno stipendio dignitoso vuol dire anche essere libere, libere di poter condurre la propria esistenza e anche certamente abbandonare situazioni di pericolo. Come sapete, nell'ambito della riforma introdotta con il decreto 1° maggio, noi abbiamo scelto di mettere in protezione le donne vittime di violenza che sono inserite in percorsi di sostegno e di accompagnamento, concedendo l'assegno di integrazione proprio perché l'indipendenza economica è anche certamente il primo fattore che può consentire a una donna di denunciare e di abbandonare una situazione di grande difficoltà e di pericolo per sé e per i propri figli. Pensare ai figli è una condizione importantissima che talvolta porta anche tante donne a non denunciare per paura poi di non riuscire a conseguire quel giusto sostentamento che serve alla famiglia.